Streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, mi hanno mandato di nuovo la Tokyo Treat, che ha anche cambiato confezione, e quindi questo è un video per aprirla insieme e vedere che cosa contiene. E cominciamo subito, vediamo che cosa c'è in questa nuova scatola, che sembra più compatta ma è anche molto 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 carina. Guardate, perché ci sono anche delle illustrazioni sulla confezione che sono veramente veramente belline. E poi ovviamente ci sono le cose che sono all'interno, che sono le cose più importanti, le cose fondamentali. Invece del solito pezzo di carta, hanno realizzato questa specie di volumetto adesso, che come potete vedere ha sempre queste bellissime bellissime illustrazioni. E la Tokyo Treat che sto aprendo è quella di gennaio, quindi vedremo che cosa c'è all'interno di questa box. Ci sono ancora, come potete vedere, illustrazioni, hanno messo delle curiosità, delle cose anche sul Giappone, la solita lista dei prodotti che sono all'interno della box. La mia dovrebbe essere una premium, cioè quella che ha tutti quanti questi. E poi ci sono altre cose, insomma, su questo giornaletto molto carino, e anche le spiegazioni per come realizzare i due pacchetti di caramelle DIY che sono all'interno. Quindi, insomma, hanno fatto una cosa davvero molto carina. Hanno migliorato l'aspetto e il contenuto della scatola. Ma andiamo a vedere immediatamente i prodotti, che sono la cosa più importante. E tanto per cominciare, ci sono queste che credo siano patatine o anelli di patatine, che hanno un aspetto inquietante. Infatti temo che siano incredibilmente ultra piccanti. In genere, non so se vi è mai capitato di vedere, sui cibi ci sono a volte riportati dei peperoncini, no? Per dire quanto è piccante quello che state per mangiare. E qua ce ne sono 10.000, quindi questa cosa potrebbe essere piccante assassino. Poi c'è anche quest'altra bustina di caramel corn, guardate che carina! E sarà il gusto gelato, perché vedo un gelato qui, anche qui c'è un gelato, quindi potrebbe essere al gusto di gelato. Vi devo dire, io potrei andare a controllare ovviamente qui sul foglio che mi hanno dato con tutte le spiegazioni, però non lo faccio perché poi voglio conservarmi la sorpresa per quando andiamo a fare proprio l'assaggio vero e proprio. Oh, che cos'è questa? Oh, che carina! C'è questa lunga confezione che contiene delle caramelle, credo sono tutti pacchettini di caramelle a diverso gusto, perché qua c'è l'ananas, qua c'è il melone, qua c'è la cola, la soda e l'uva, e dovrebbero essere quindi 5 pacchettini di caramelle ispirate ai Pokémon, ai Pokémon con sopra Pikachu. Promettono bene. Poi ecco qui, c'è ovviamente il primo DIY di caramelle, queste poi le faremo a parte in un video dedicato a loro. Sembrano un poco come, sono la stessa cosa, tipo le Gummyland che avevo fatto un milione di anni fa. Sono curiosa di provarle queste. Poi c'è l'altro DIY. Allora, questo anche è molto noto, devo dire, è molto noto. Ne ho altri due anche, di diversi gusti da provare ancora, che ho da parte. Quindi un giorno ci dovremo applicare a questo genere di roba. Poi che carina questa scatola! Abbiamo questa scatola con questi personaggi che non mi ricordo bene, credo si chiami Yokai Watch, una cosa del genere, non so se è un fumetto o un cartone, insomma. Comunque c'è questa cosa molto carina e sono curiosa di assaggiarla. Sopra ci sono tutti questi yokai in forma di animaletti. Poi, cos'è questo? Credo sia un Pokémon. C'è un Pokémon all'interno e, come sapete, non so, c'è una Pokéball, quindi deve essere un Pokémon. Dovete sapere, ve l'ho detto, che io non sono familiare con tutti i Pokémon,
più che altro solo con il mio preferito che è Psyduck, quindi non so chi sia questo. Se voi lo sapete, fatemelo sapere, lasciatemi un commento qui sotto. E poi all'interno ci sono ancora, questa volta ci sono un sacco di Pokémon. C'è questa bustina, che non penso sia la bustina di uno snack onestamente, ma all'interno sembra che ci sia una specie di puzzle, sempre ispirato ai Pokémon, vedremo. Poi, eccoli qua di nuovo, i Pokémon che questa volta tornano con un wafer. Vi ricordate che nella box che avevo aperto l'ultima volta c'era il wafer di Guerre Stellari? Ora c'è il wafer dei Pokémon, quindi sono molto curiosa di assaggiare anche questo. Poi questo ha una confezione che mi intriga un sacco, con questo pesciozzo, mi piace molto. Che sarà? Sono curiosissima di provarlo questo qui. Poi c'è questa specie di tucano. Il tucano con, non so, Chocoball c'è scritto sopra, sarà una cosa al cioccolato, ma sembra ci siano delle arachidi anche. Ups, è scappato il tucano. Vedremo poi com'è. E poi, anche queste sono dei Pokémon. Ci sono delle caramelle all'ananasso, come ben potete vedere da questo simbolino, coi Pokémon. Il tema di questa box era tutto Pokémon. Poi c'è la bibita. La bibita è una di quelle cose che temo di più all'interno di queste box, perché in genere le bibite sono strane. E quindi vedremo quando lo assaggerò. E poi per concludere c'è questa scatola di Pokey che non possono mai mai mancare e che hanno un aspetto piuttosto interessante, direi, perché sembrano... sì, alla cioccolata, però con sopra anche la polvere di cacao. Vedremo. Ok, ho rimesso tutto più o meno all'interno, anche se in maniera un po' disordinata. E ora non mi resta che assaggiare il tutto. Quindi restate sintonizzati perché il video con l'assaggio andrà in onda appena possibile, probabilmente la prossima settimana. Sono davvero curiosa. Fatemi sapere quale snack, guardandoli così, vi incuriosisce di più, che cosa vorreste provare, che cosa vi sembra particolarmente brutto. E io per adesso vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto, vi do appuntamento al prossimo video. Come al solito vi ricordo, se vi va, condividete questo video anche sui vostri social network, venitemi a trovare su Instagram, su Facebook, mettete un piace, lasciate un commento e se non siete iscritti iscrivetevi. E noi ci vediamo la prossima volta, ciao!